Ah, eccoci qua e vediamo in questo video segnali che una donna è interessata a te dal vivo e in chat. Allora, capire se una donna è interessata a te potrebbe essere complicato perché ogni donna manifesta delle caratteristiche peculiari, però ci sono dei segnali comuni che quindi ti invito a prendere in considerazione perché ti faranno capire se una donna è interessata a te. E questo vale sia dal vivo che in chat. Allora, partiamo con i segnali dal vivo. Allora, il contatto visivo. Se una donna è interessata a te, manterrà il contatto visivo con te in un tempo più lungo del normale, 3 secondi circa. Il sorriso ti sorriderà frequentemente mentre parlate o se si trova in tua presenza. Questo è un segno veramente di interesse. Poi il toccaci dentale, cercherà di toccarti casualmente, toccarti la mano, il braccio, tenderà a ridere alle tue battute. Donna che ride, mutanda che cala, tienilo presente. Si interesserà alle tue attività, a quello che fai, alle tue passioni. È un segnale che vuole conoscerti meglio. E poi la prossemica cercherà di stare in prossimità fisica, avvicinarsi fisicamente, sedersi vicino a te, stare in piedi vicino a te. E poi sarà estremamente curiosa del tuo stato sentimentale, sei single, sei impegnato. Ecco, questi sono tutti i segnali dal vivo che una donna è interessata a te. E passiamo ai segnali in chat. Allora, segnali in chat che interessano a te sono risposte rapide e lunghe. Se risponde prontamente ai tuoi messaggi e con risposte dettagliate, con risposte lunghe, è diciamo un fatto che è coinvolta nella conversazione. Poi l'utilizzo delle emoji o emoticon, usa frequentemente emoticon, smiley, cuori per suggerire, diciamo, che c'è una connessione con te. Ti fa domande personali, ti fa domande riguardanti la tua vita personale, un punto fondamentale, questo perché vuol capire se magari sei impegnato o quello che è. Poi utilizza un linguaggio affettuoso, parole del tipo caro, tesoro, appellativi affettuosi, sono un segno sicuramente di un interesse nei tuoi confronti. Complimenti, ti fa complimenti sul tuo aspetto, sulla tua personalità, sulle tue capacità, sulle tue caratteristiche. E poi utilizza delle espressioni emozionali del tipo mi manchi, vorrei vederti, insomma. Cerca di utilizzare delle espressioni che indicano che vuol passare del tempo con te. Ecco, questi sono dei segnali che puoi prendere in considerazione e che insomma ti dicono che il semaforo è verde. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici e ti ricordo che di iscriverti al canale gratuitamente, ovviamente, attivando la campanella. Così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi.